Job Day, la giornata del lavoro e del fare impresa, è un'iniziativa di sistema promozione della cooperazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie e potenziamento dell'orientamento nei settori tecnico-scientifici, promossa da Union Camere in collaborazione con 54 Camere di Commercio del territorio nazionale. Il progetto si ispira alle esperienze di Job Shadow nate negli Stati Uniti e utilizzate come strumento di orientamento nelle scuole. Il Job Day permette ai ragazzi delle scuole superiori di osservare in presa diretta quella che potrebbe essere la loro professione, seguendo un tutor aziendale durante una normale giornata lavorativa, dando loro l'opportunità di fare scelte consapevoli sul loro futuro professionale. Camera di Commercio di Firenze ha aderito all'iniziativa presentandola e promuovendola alle scuole. Abbiamo organizzato questa attività in Camera di Commercio proprio di presentazione del territorio provinciale, quindi sulla anche demografia del territorio, perché ovviamente per un giovane è importante concentrarsi non solo su quelle che sono le proprie capacità personali e le proprie competenze, ma anche conoscere il territorio con cui va ad interagire. È stata una giornata importante alla fine, perché penso dia una proiezione sul mondo di lavoro, sull'importanza di aprire un'azienda, insomma, anche se la crisi non ci offre molta possibilità, però incrociamo le dita e speriamo che il futuro sia buono. Questo progetto di Union Camere prevede, diciamo, oltre a questa azione anche altre iniziative, una delle quali è già stata realizzata sull'alternanza scuola-lavoro internazionale e che ha visto 15 studenti di un istituto scolastico secondario superiore della provincia di Firenze, il Vasari di Figline Valdarno, andare per 2 settimane in Inghilterra, a Chester. Hanno potuto fare un'esperienza in aziende inglesi dove hanno potuto, diciamo, migliorare non solo le competenze linguistiche ma anche quelle tecniche e professionali. Ovviamente anche l'ufficio scolastico provinciale e quello regionale hanno collaborato alla selezione del progetto che è risultato vincitore.